La teologia della liberazione ha un diverso metodo d'approccio. Prende il via dalla situazione concreta dell'America Latina, cioè l'oppressione. Il cristiano deve essere impegnato ad agire in favore degli oppressi e allora, quando si trova in una posizione di attivo coinvolgimento, che egli fa la sua teologia. La teologia della liberazione è una riflessione critica sulla prassi cristiana alla luce della parola. È il teologo che teorizza intorno al proprio coinvolgimento pratico.